cosa sei, che cosa sei, che cosa sei. Con una splendida festa nella meravigliosa e storica cornice di Capocolonna, il ristorante L'Ancora ha festeggiato i suoi primi 50 anni di attività, ripercorsi in una mostra realizzata attraverso splendidi pannelli. Ricordo tutto il tragitto che hanno fatto i miei su questo piccolo fazzoletto di terra. Ci vuole tanto coraggio e tanta forza. Ci sono momenti tristi, momenti belli. Diciamo che è tutto stupendo. L'estate, quando siamo qui, è tutto bello. Una serata carica di allegria, ricca di emozioni, sull'onda del ricordo dell'indimenticabile Enzo Giungata, colui che ha creduto fortemente nelle potenzialità di un luogo ricco di storia, in cui è solo la natura a parlare. Il punto di riferimento è stato mio fratello Enzo, perché il mio papà è stato 9 anni in marina. E poi diciamo che mio fratello l'ha convinto a fare questa richiesta al demanio marittimo, e gli fu concesso questo terreno. Mio fratello ci ha visto veramente lungo. Capocolonna è la zona archeologica, e lui parlava sempre di queste cose. Io ignorantemente ero ragazzina, dico: ma che dice, ma cosa vuole fare questo? Oggi cosa direbbe se fosse qui? Mio fratello direbbe: ho delle sorelle stupende. Una serata carica di emozioni, ma soprattutto di tanta allegria, un traguardo importante che ha visto succedersi 3 generazioni. Ormai siamo tutti una grande famiglia, clienti, parenti, amici. I miei fanno questo lavoro dal 53 e noi adesso lo facciamo pure, ci crediamo. Abbiamo deciso di sfruttare la ricchezza che abbiamo, che è comunque fare un lavoro molto importante, essere molto conosciuti in una città come Crotone, e quindi abbiamo ereditato questa passione. Un evento curato da Idemedia in un luogo incantevole che ha affascinato molti nomi noti del mondo della politica e dello spettacolo. Tra i tanti, vivo è il ricordo di Pippo Baudo e Lucio Dalla, che proprio qui ha composto versi meravigliosi. Nel nostro giardino ha fatto un concerto, è stato qualcosa di veramente bello. Sotto il faro lì si vedeva il mare, bellissimo. Come profondo. L'Ancora, una splendida realtà, un esempio di tenacia e forza di volontà. Ricordatevi sempre della scarabola e di tutta la famiglia.